So today I speak about certain difficulties that can arise in the practice more at the beginning, but also later. Oggi parliamo delle difficoltà che possono emergere durante la pratica, soprattutto agli inizi, ma anche più avanti. And it's important that when any difficulty arises, that we can see it as workable. They are workable. We can work with them. È importante che noi vediamo queste difficoltà come possibili da elaborare. So they can be even a cause for growth. Quindi possono essere una causa di crescita. And especially in Vipassana meditation, physical and mental difficulties can be encountered. Quindi specialmente nella pratica della meditazione Vipassana, le difficoltà fisiche e mentali possono essere affrontate. And actually, only when the enlightenment factor of equanimity is sufficiently developed, then difficulties will cease. Usually. E le difficoltà cesseranno solo quando avremo sviluppato completamente la capacità di equanimità, uno dei fattori di illuminazione. Okay. What doesn't mean that it's only painful until then. Questo non significa che noi avremo continui dolori fino a che non abbiamo sviluppato Actually, completamente equanimità. Why I today speak still about difficulties is because I realized that some meditators still encounter certain difficulties which wouldn't be too difficult to work with and overcome. E oggi ho deciso di parlare di nuovo di difficoltà perché ci sono diversi meditanti che hanno espresso ancora delle difficoltà e sono superabili. And when overcome, usually what happens is that there is more space for wholesome mental states to arise. Quando vengono superate c'è più spazio per mantenere degli spazi mentali che si creano, che emergono. So then there might be arising strong mindfulness, a certain peace, certain joy. Quindi una forte consapevolezza, gioia, pace. Might be able to observe accurately. E quindi si whatever diventa objects are there. Si è in grado così di poter osservare più accuratamente quali oggetti One sono presenti. One might be able suddenly, in a maybe more effortless way of being with the breathing arising and falling and knowing its quality. E quindi si può essere più facilmente, senza sforzo, in contatto con il sollevarsi e l'abbassarsi. E conoscerne, sentirne le qualità. So the first difficulties that come into the way of this kind of clear but in a way balanced observation of whatever is present are the so-called five hindrances. Quindi ci sono cinque fattori, cinque ostacoli che possono creare disturbo nella meditazione. Well, they come into the way of a clear and present observation of what's going on right now. Sì, quindi si interpongono proprio nella modalità chiara di visione, di osservazione di quello che si manifesta. Because this has been talked about many times. I just ne abbiamo parlato shortly spesso. I go through them. E quindi sarò breve. So one is
sensual desire. Desire? Sensual desire. Sense desire. Ah, desiderio sensuale. Yeah. Wanting to hear something nice, wanting to see, taste something pleasant. Ah, voler sentire qualcosa di bello, voler vedere qualcosa di bello. So, yearning after certain sense objects which are not there. E quindi desiderando degli oggetti, dei sensi che non sono presenti. If I would have this, I would be happy. That's the line underneath. Quindi la frase di sottofondo è: se avessi questo sarei felice. Okay. So that puts us into a tension. E questo ci crea tensione. And this tension is what is actually there in the present moment and what we kind of expect, yearn for, desire for. The tension is between what is actually there. Ah, la tensione è tra ciò che c'è al momento and what è quello che desideriamo. And what we desire for. Yeah. Mm-hmm. So, and usually one thinks that peace can be only there if the object of desire is acquainted. E quindi si può essere in pace solo se si ottiene, si conosce l'oggetto del desiderio. But if we are mindful of the desire itself, ma se siamo consapevoli del desiderio, then it's just another object of practice. Questo diviene solo un altro oggetto di pratica. And that's the point. This is why it's important to detect it and to change the angle of observation. E questo è molto importante da capire. Nel momento in cui noi lo riconosciamo, possiamo cambiare la prospettiva sull'oggetto da guardare. And this desire sometimes can be a strong yearning. E quindi può essere un forte anelito. Sometimes it's just very subtle. A volte è molto sottile. It's like leaning into some experience we would like to have. Quindi è come protendersi verso un certo tipo di esperienza che vorremmo avere. Kind of expectation. E quindi delle aspettative. That doesn't allow us to rest with the here and now. Che non ci permettono di rimanere, di stare con il qui ed ora. It's just a little bit bending forward to something better. E quindi ci tendiamo leggermente, anche solo un po', verso qualcosa di meglio. So, or some people are seemingly hopeless, but not completely hopeless. Alcuni sono senza speranza, ma non completamente. Getting caught in their own amusement parks. Si rimane catturati dentro i propri parchi dei divertimenti. That maybe especially when it feels boring or not so pleasant, kind of go into certain kind of pleasant thoughts where we can stay for a long time. E soprattutto quando ci sentiamo un po' annoiati, allora possiamo proiettarci a lungo, diciamo per vario tempo, in pensieri piacevoli. As a way of getting this hour around. È così un modo per far passare l'ora che altrimenti sarebbe noiosa. So, however, this is not that we are really developing any wholesome states anymore. E quindi in questo modo non coltiviamo alcuno stato di integrità. Like mindfulness or concentration. Come la consapevolezza o la concentrazione.
And sometimes it's so tempting that the mind kind of sticks to these thoughts. E c'è una tentazione per la mente ad attaccarsi a questo tipo di pensieri. There is not even the intention arising to return to the breathing, for example. Non c'è nemmeno l'intenzione, per esempio, di ritornare a sentire, a stare col respiro. So, if we are again and again and again going to this amusement park. Se noi continuiamo ripetutamente a tornare nel nostro parco dei divertimenti, dei maybe piaceri, at some point we can already see the intention to get there and this time not follow this intention. Forse allora può succedere che possiamo captare questa intenzione di tornare al parco dei divertimenti e non seguire questo questa intenzione. Yeah. So, because there is something better to wait. Perché c'è qualcosa di meglio che ci aspetta. That can be more rewarding than the pleasant thoughts. Che può essere più gratificante, ripagante, piuttosto che dei pensieri piacevoli. Mm. So actually it's just by overcoming those so-called hindrances of concentration that the mind can get clear, calm, concentrated, and that can be quite rewarding. Mm. Quindi è solo superando questo tipo di pensieri piacevoli che la mente può diventare chiara e appagata. I said not only to overcome the pleasant thoughts, but overcome all these so-called five hindrances. Quindi per superare non solo i pensieri piacevoli, ma proprio per superare tutti i cinque ostacoli. And there is nothing against pleasant thoughts. Non c'è nulla di male con i pensieri but piacevoli. But when you take these pleasant thoughts and you chew it like a dog is chewing the bone. E quindi tu puoi prendere questi pensieri piacevoli come quando il cane prende e mastica l'osso. Until nothing is there anymore. Fino a che non resta nulla. And still try to get something out. E tu ci provi a prendere qua, a ricevere qualcosa, ma. Some people have this also with creative thoughts. Alcune persone hanno dei pensieri creativi. Yeah. So the mind gets more calm, some space arises and then this creative thoughts arise. I remember one retreat in Austria some years back. Mi ricordo di un ritiro di alcuni anni fa in Austria. And there was I had three interviews after another. One was with a filmmaker, the other was with an artist who makes some figures. Ha fatto tre colloqui, uno dietro l'altro, con degli artisti, uno un regista, un altro uno scultore. And the third was a writer. E il terzo uno scrittore. And that day, it was the day of the great creativity. E quindi quel giorno sono emersa molta creatività. Each of them was describing how now finally they have good ideas and they're completely lost in these ideas and they don't want to lose the ideas because it's they were waiting for ideas for weeks. Ognuno di loro ha descritto che meravigliose idee erano sorte in loro e che stavano aspettando e nessuno di loro voleva lasciarle andare. So one was planning a film, the other had uno some ideas about un film, a new project with the statues. L'altro un nuovo progetto di statua. Now, as a meditation teacher, I should say, well, just note it. Da insegnante di meditazione dovrei semplicemente dire prendi nota. It's just thinking. È solo un pensiero.
And now, actually, I'm a little bit deviating from the hindrances, because that's not classical hindrances, it's more something that arises again and again. Sto leggermente deviando da quelli che sono i cinque classici ostacoli, ma vi parlo di questo perché si manifesta spesso. Yeah, that thoughts can be so tempting that we simply stick and stay with the content. Ci sono dei pensieri molto attraenti a cui noi ci appiccichiamo. And thus we still stay, how would I say, in a worldly context. E quindi, e tuttavia, rimaniamo ancora in un contesto mondano. Yeah. So what I call my little world. È quello che io chiamo il mio piccolo mondo. And I'm this creative person, and I have these ideas, and that's all good. Quindi io sono una persona creativa, ho queste idee, sì, bene. And it might be helpful for career or whatever. Può essere utile per la tua carriera. On the other hand, it limits. D'altro us. Lato è un limite. So maybe we can find at least a middle way of having a few ideas, but then not continuing into the next and the next and the details and so on. Quindi in questi casi possiamo almeno cercare una via di mezzo, quindi ok, possiamo avere un paio di idee, ma non fomentiamo, non coltiviamo questa direzione. And I remember, so in the quite long time ago I did a self-retreat in Switzerland. Tanto tempo fa ho fatto io stesso un ritiro in Svizzera. At some point I had so many creative ideas. A un certo punto sono diventato molto creativo. And I had an empty notebook. E avevo un quadernetto vuoto. And I wrote so much into this notebook that it was filled afterwards. Che da vuoto è diventato pieno di tutti i miei appunti. And I was writing more than meditating at the end. Mi sono ritrovato a scrivere più di quanto meditassi. And then actually I never really used what I wrote down. La verità è che non ho mai usato quello che avevo scritto. So that was an example of really getting completely off the track because of this excitement of ideas. Questo è un esempio, no, di come si può essere eccitati dalle idee e deragliare dal binario. So, what we definitely oversee when we are resisting to note any kind of thoughts or images. Quello che noi non vediamo quando resistiamo a prendere nota di immagini o pensieri. We do not see universal characteristics. Ecco, non vediamo gli aspetti universali. And that's what Vipassana meditation is about, to really understand the universal characteristics of phenomena. E la Vipassana è proprio questo, capire, cogliere gli aspetti universali dei fenomeni. Especially the characteristic of change or impermanence. Soprattutto gli aspetti del cambiamento e dell'impermanenza. Because exactly this deep understanding of perché è proprio la comprensione profonda dell'impermanenza e del cambiamento of whatever we can observe. Di qualsiasi cosa che noi possiamo osservare. It has a deep psychological effect. Che ha un effetto profondo sulla nostra psiche. Because it can work on the craving. Perché può lavorare sulla nostra bramosia. Or it can be a cause that craving actually starts releasing. Perché è così che la nostra brama può iniziare a rilasciarsi. However, this really deep understanding of impermanence alone is not enough for releasing craving. E comunque
questa comprensione, mi sono persa, scusate, questa comprensione profonda non è sufficiente per rilasciare la brama. We also need to understand this characteristic of unsatisfactoriness, which is somehow related to impermanence and change. Bisogna capire l'insoddisfazione che è collegata al cambiamento e all'impermanenza. But that's not something we think about, it needs mindful observation of any phenomena that is arising. Questo non necessita di pensiero, di analisi, ma di osservazione dei fenomeni che sorgono. So this includes, of course, also thoughts and images and so on. E questo include naturalmente anche le immagini e i pensieri. So I remember once I did walking meditation far away from the notebook. Una volta mi ricordo di una meditazione camminata lontano dal quadernetto degli appunti. And I had such good ideas. E avevo delle idee magnifiche. And this was already in a later stage of the practice where I also started already sharing in meditation groups and then I Ed era negli ultimi giorni del ritiro quando avevo già iniziato a condividere con dei gruppi di condivisione. So I had ideas what to share. Avevo delle idee da condividere. And it was genius. Si sentiva un genio. And then the fear was arising that I would forget it until I'm next to the notebook. E quindi gli è sorta la paura, il timore che potesse dimenticare queste idee geniali così lontano dal quadernetto. So of course what you do, you try to remember it. Quindi cerchi di ricordarle. And to remember it, we have to repeat it. E quindi per ricordarle le devi ripetere. Or we might have certain tricks how to repeat it and kind of then remember it. Magari con alcuni trucchetti e strategie di ripetizione per poi ripeterli. But however, ricordarli. I was at that time quite diligent in noting. In quel periodo era molto diligente col prender nota. And the moment I noted this fear of forgetting. Nel momento in cui ha preso nota di questa paura di dimenticare. And this wish to remember, wanting to remember, wanting to remember. Questo desiderio, questa volontà di ricordarsi. Then I could let go of even those good thoughts. Ha potuto lasciare andare anche quei magnifici pensieri. And then it became so obvious. Oh, this is just like bubbles that are dissolving. E quindi divenne molto chiaro che erano solo come delle bolle di sapone che poi si disperdevano and in aria. Indeed, from one view seen, thoughts are just like bubbles dissolving. Se ci pensate, i pensieri sono proprio come delle bolle di sapone. However, it seems sometimes not every thought. Ma tuttavia non tutti i pensieri it sembrano might così. Be that there are thoughts arising and passing like bubbles. Ci sono dei pensieri che arrivano e passano come and then there bolle. Is this one thought which sticks, it has a hook. E poi c'è quel pensiero insistente che si aggrappa. Or if it passes, it comes again and again, insistently. E magari passa e poi torna, insiste, continua a tornare. It is here where we also have to look from which context, which mental state accompanies this thought with the hook. Quindi dobbiamo notare qual è lo stato mentale che accompagna questo pensiero ad uncino. There might be an emotion involved. Ci potrebbe essere connesso ad un'emozione particolare. And an emotion is more than just a thought. Un'emozione è qualcosa di più che un pensiero. Well, it includes thoughts. Quindi include pensieri.
But it is also something quite physical. Ed è anche qualcosa di fisico. And it's often something where there's a lot of energy in it. Dove circola molta energia. And maybe even of something where we feel that has to be solved. E magari qualcosa dove sentiamo che dobbiamo risolvere qualcosa. Or has to be digested. O che deve essere elaborato. However, in the safe place of retreat. E tuttavia, in un posto sicuro come quello del ritiro. We have the opportunity to not always act on emotion, but also be able to just be aware of it. Abbiamo la possibilità di essere semplicemente consapevoli di questa emozione e non necessariamente di agire in quell'emozione. Yeah. So you might get, you might remember something, you might be angry with your partner at home. Potresti ricordarti qualcosa o potrebbe sorgere la rabbia col tuo partner a casa. Here you don't take the phone or the and write a message or something, but you just stay with whatever you experience in terms of anger or feeling hurt or whatever. Quindi in questi casi non prendere il telefono e non mandare messaggi, semplicemente stai con la tua emozione, che sia rabbia o che sia paura, qualsiasi emozione. You see, there can be pleasant emotions and unpleasant emotions. Possono essere emozioni sia piacevoli che spiacevoli. And actually in the texts regarding in the Buddhist texts, we always find this aspect of always being aware of pleasant or unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant experience. E in tutti nei testi buddhisti troviamo, leggiamo di questo stare con delle emozioni che possono essere piacevoli o spiacevoli o né piacevoli e né spiacevoli. Yeah. And this being aware of the pleasant or unpleasant, this is not emotion. This is something much more rudimentary. Questo essere consapevoli di ciò che è piacevole o spiacevole non è in realtà un'emozione, è qualcosa di molto più basilare, rudimentale. Because you can just put your finger onto the hot metal. Potrebbe anche semplicemente essere un momento in cui appoggi il dito su un metallo bollente. That's obviously unpleasant. E chiaramente questo è spiacevole. But it's not an emotion. Non è un'emozione. Huh? And when you hear birds singing, for most of people that might sound pleasant. Oppure l'ascolto del canto degli uccelli per gran parte delle persone è piacevole. The pleasant sound doesn't have to be emotion. E i suoni piacevoli non sono emozioni. But emotion can arise, it can be joy can arise. Ma può sorgere una bella emozione come di gioia. So wonderful this bird singing in the morning. Che meraviglia questi uccellini che cantano al mattino. So with mindfulness more and more we can also see the different elements of experience. And quindi con consapevolezza noi via via possiamo vedere i differenti aspetti. And one element is this simple pleasantness or unpleasantness of experience. Ecco, ed uno è proprio vedere gli aspetti piacevoli o spiacevoli delle esperienze. So I spoke about actually when a thought has a hook. Quindi ho parlato di un pensiero come un chiodo fisso. That then it might be useful to see if there is a certain context of emotion or mental state.
Quindi può essere utile verificare se c'è un determinato contesto di uno stato mentale o And emotivo. what we do as a meditator in the meditation practice, Quello che noi facciamo come meditanti nella pratica we are meditativa not trying to get rid of some unpleasant emotion. è di non cercare di sbarazzarci delle emozioni spiacevoli. But we are also not nourishing it by continuing some inner dialogue with somebody or whatever. Ma anche di non nutrirlo con magari un discorso interiore, anche col corpo. Planning what you will say to your neighbor who is kind of annoying you. O programmare che cosa dirai al tuo vicino di casa che ti disturba. And it could be not only the neighbor at home, it could be the neighbor here as well. Potrebbe essere non soltanto il vicino a casa, ma anche il vicino qua nella sala di meditazione. Anyway, so rather first recognize, oh, there is some emotion. Quindi, per prima cosa, riconosci se c'è un'emozione. And secondly, and that's important, and we not always do that, is can we receive it, can we accept it that it is there? E subito dopo possiamo accettare questa emozione? Can we still see ourselves as an okay person, even when there is anger or sadness even after 5 months? E ci possiamo ancora sentire una persona a posto anche se persistono delle emozioni negative? So here also having some resource of kindness sometimes is helpful. Quello che è utile è avere alcune risorse come la gentilezza. So, and then what also could be helpful in regarding emotions that we name them, Un'altra label cosa them. utile con l'emozione è, le emozioni è nominarle. Just to know, oh, anger or boring. Ecco, semplicemente rabbia, noia. Or anxiety Ansia. or envy Invidia. or whatever. O qualsiasi altra emozione. So, or sense of not being good enough O il senso di inadeguatezza, or kind of pride. o di orgoglio, Sense of being better. sentirsi migliori. So, lot of possibilities. Una vasta gamma di emozioni. But the connected thoughts usually have a hook. Ma il pensiero connesso di solito è un chiodo fisso. And this is why being able to recognize emotion as an emotion is important. Ed ecco perché è così importante riconoscere l'emozione come un'emozione. But not to fight it is also important. Ed è anche importante non lottare contro questa Or emozione. no need to feel bad about it. Non c'è bisogno di sentirsi male per Because un'emozione negativa. Perché this opens the door for the next step. questo apre la porta al passaggio successivo. And that is observe its nature. Che è quello di osservare la sua natura. And what I like to, the way I like to label at times an Il modo in emotion. cui a volte amo etichettare un'emozione. For example, let's say sadness arises. Ad esempio, sorge della tristezza. Of course, you don't label it all the time sadness, sadness, Non ripeti continuamente tristezza, or I tristezza. know people who would.
noted sadness, sadness, sadness in order that it gets away. So di persone che lo ripeterebbero in modo continuo pur di liberarsene. But rather after labeling it sadness or kind of say inwardly, oh, this is how sadness feels like. Piuttosto, dopo averla nominata, possiamo anche come sentire dentro, no? Ah, ecco come cosa si sente quando c'è tristezza. Oh, or anger feels like this. Oppure, ah, la rabbia dà questo tipo di sensazioni. Or anxiety feels like this. O l'ansia. Or fear feels o la paura. Like this. No, there can, and then important is a certain shift towards the physical manifestation. Ed è importante spostarsi dalla manifestazione fisica. How can we not just get caught in thoughts, but feel it physically? Ah, quindi possiamo non essere catturati solo dal pensiero, ma sentirla anche nel corpo. Yeah. There can be different kinds of fear and anxiety. Ci sono diversi tipi di paura e di ansia. There can be one which is sudden. It's like you are like being struck by lightning. Può essere immediata, come se tu fossi colpito da un fulmine. Or there can be kind of anxiety which is not so obvious, but it's kind of strange sense in the belly. Oppure può non essere così netta, ma latente, o una strana sensazione nella pancia. Some diffuse sense of as if something could happen. E senti come se qualcosa sta per succedere o potrebbe succedere. So you see there can be different shades of different emotions. Ci sono tante varianti per ciascuna emozione. Sometimes when we can be aware of them, they change, or they, a volte quando ne diventiamo consapevoli, le emozioni cambiano. Or we see they go hand in hand with another one. Oppure si trasformano in un'altra. For example, there can be anger. Potrei essere arrabbiato. And then there can be a strong sense of knowing what is right. E poi penso di sapere che cosa è giusto. Or there can be sadness, and after some time being with the sadness, it can change. It might change into anger. Oppure potrei sentire della tristezza e poi questa tristezza si trasmuta in rabbia. Or there are more subtle mental states. Oppure ci sono stati mentali più sottili. So, as I said in the beginning, meditators have not so many objects. With the time we detect more and more objects. Quindi all'inizio noi non abbiamo così tanti oggetti e nel corso della pratica, dell'esperienza, questi oggetti aumentano. So also this changing mental states. Anche gli stati mentali così fluttuanti, cangianti. And if we can, at least at times, change the perspective of not being in the content, but kind of being with the process of some emotion that is arising. Quindi quello che possiamo cercare di fare è di non essere catturati nel contenuto dell'emozione, ma di stare nel processo di then questi oggetti che sorgono. We might also see that even this is not permanent, but it's e quindi possiamo, nel processo possiamo vedere come
Questo oggetto non è permanente. It's arising, it's changing, it's passing, it might arise again. Sorge e poi passa e magari sorge di nuovo. So this is also important to see when it's not there, when it was there for some time. È importante anche vedere quando non è più presente mentre è stato presente per un certo tempo. And then another thing is, and that makes it so difficult with emotions, we are so easily identified. È una cosa molto, quello che crea molta difficoltà con le emozioni è che ci identifichiamo con esse. I have this anger. Io ho questa rabbia. I am so happy. Sono così felice. And when we really can observe, then with the time one might see that it's actually just impersonal, like clouds that are sometimes passing by, sometimes they are engulfing, but then passing. Se possiamo osservare questi stati mentali come se fossero nuvole che scorrono, che cambiano, a volte si fermano e poi scorrono. So this is just a few words about also including emotions when they arise in the practice, include them quando to mindfulness. Sorry? Include them into your mindfulness. Quindi quando sorgono queste emozioni durante la meditazione possiamo includerle nella nostra consapevolezza. And if we again and again experience, for example, fear. Se sperimentiamo per esempio continuamente una paura, we don't need to fear the fear so much anymore. Allora non abbiamo più bisogno di avere paura, di temere la paura. Non abbiamo, sì. Yeah. There is a phase in the practice. C'è una fase nella pratica where fear needs to arise. In cui la paura deve affiorare. However, it's, I would say, a wholesome fear that arises because of insight. Ma è una paura salutare perché ci dà una visione profonda. But one needs to be aware of it. Ma è necessario essere consapevole di questo. And then things change again. E poi cambia di nuovo. And then there are other fears, more worldly fears. E poi ci sono altre paure più mondane. And again, here we might be aware. E quindi di nuovo ne possiamo essere consapevoli. It's not that fear is something bad. Sometimes it is really telling us, oh, hey, there is a danger. Non è detto che la paura sia qualcosa di negativo. Può essere un avvertimento di un pericolo latente. But sometimes it's just that it's not coming from clarity. Ma altre volte non arriva da una chiarezza. I was deviating from the five hindrances. E quindi ora ritorniamo ai cinque ostacoli. I spoke first about desire and being aware of desire. Quindi inizialmente abbiamo parlato del desiderio, dell'essere consapevoli del desiderio. The second that can arise is aversion. Il secondo ostacolo è l'avversione. And it says, if this would not be, I would be happy. E quindi il pensiero di sfondo è, se no, non fosse così, sarei felice. And this also is typical to arise in a retreat. È molto tipico nei ritiri. So, and once it is there, we find a lot of different hair in different soups. E quindi una volta che ci sei, trovi un sacco di capelli nella zuppa. Okay. For example, when I was arriving the first time at the meditation center of Venerable Vivekananda in Nepal.
Per esempio, una volta che era arrivato ad un ritiro in un centro Vivekananda in Nepal. It was very hot, it was September, it was very, very hot Era and estremamente humid. caldo e umido, And fine this settembre. was a new meditation center Era un nuovo centro di meditazione, built by a Japanese star architect. costruito da architetti star giapponesi. And this architect had some idea. Questi architetti avevano avuto fantastiche He idee. thought a meditation hall is for introspection. Avevano pensato che la sala di meditazione era per l'introspezione. This is why we won't have windows. E perciò non avevano finestre. Great. Did you translate it? Okay. So. Huh? It's too bad he had his notebook. If he didn't have his notebook, maybe he wouldn't have booked. Well, he was probably never in Nepal. So I was sitting there and sweating. Quindi si trovava in questa sala di meditazione sudando maledettamente. And then no Niente fresh aria, air, no niente fresh aria air. che passasse. So what happened is that I actually started in my mind writing a letter to the architect. E quindi nella sua mente ha iniziato a scrivere una lettera all'architetto. And in the interview I would of course to the teacher just complain. E nel colloquio con l'insegnante si è solamente lamentato. And of course many other things were disturbing then. E c'erano molte altre cose disturbanti. So I thought this is a terrible place, Quindi decise che era un posto tremendo. because I took this long flight to stay there for 1 month, I didn't leave because where should I go? Aveva preso un volo per stare lì un mese, non se ne andò perché, insomma, dove avrebbe potuto andare? So, if there would be just three windows. E programmava almeno tre finestre. Then everything would be okay. Then I could meditate. E quindi se ci fossero tre finestre, allora sarebbe perfetto, allora potrei meditare. Anyway, the teacher said, "Well, it might not be perfect, E l'insegnante ha detto potrebbe non essere perfetto. but you can s you st it's still a suitable place to practice." Ma ciò nonostante è un posto adatto per praticare. So at some point this aversion went away because I made this decision, okay, I'm here and I cope with it. A un certo punto l'avversione si è dileguata perché finalmente ha deciso che ok, sono qua e quindi Yeah. resisto. And it's not my duty here as a meditator to plan how this meditation center should develop. E qui da meditante il mio compito non è di pianificare nuove finestre nella hall. I just said it to the teacher, but that was it. Lo disse all'insegnante e fu tutto. I feel this is difficult with this without windows. Ecco, disse semplicemente di questa sua difficoltà. Well, but then I would note sweating E quindi poi prendeva nota del sudore. and actually, looking back to that retreat and reading what I was writing down regarding my experience, E poi rileggendo quello che lui aveva scritto di queste esperienze. it was not a bad retreat, there was quite some development seeing it now. Ora trova che invece sia stato un buon ritiro con un certo sviluppo. But only at that point when I made peace with this Ma solo nel situation. momento in cui ha fatto pace con questa sua avversione. Coming 2 years later, E 2 anni dopo. wonder, wonder, there were two windows. Ah, grande meraviglia, avevano fatto due finestre. But he said,
don't tell the architect. Ah, però hanno chiesto di non dirlo agli architetti. He should not know that. Okay. Anyway, there might be certain good causes for aversion. Ci possono essere dei buoni motivi per l'avversione. Also, different kind of pains in the body or whatever. O differenti tipi di dolori nel corpo. Or sounds that other meditators make. O dei rumori che fanno gli altri meditanti. Yeah. But if we get really caught on that, then we can't be really present. Ma se rimaniamo catturati in queste situazioni non possiamo essere davvero presenti. So here that kind of opening to what is there is the way. E quindi la via è quella di aprirsi a quello che c'è. There is this famous example that the Buddha gave. It's about the dart. Adesso ci dice di un esempio del Buddha che parla della freccia. And he says, he makes a distinction. E fa una distinzione. He speaks of the uninstructed worldling. Let's say a common person. If a common person is contacted by a painful feeling. Se un uomo comune entra in contatto con una sensazione dolorosa, his sorrows, griefs, le sue pene urlano. And laments. And? Laments. Ah, i lamenti? Yeah. Si lamenta. Oh, yes. And then he feels two feelings. Poi sente troppe sensazioni. A bodily... Due. He feels two feelings. A bodily and a mental one. Una sensazione fisica e una mentale. Suppose there were to strike a man with a dart. Immagina che debba colpire un uomo con una freccia. So a man is... gets stroken by a dart, and then a second dart would immediately after that strike him. Quindi un uomo viene colpito da una freccia e subito dopo da una seconda freccia. So this man would feel a feeling caused by two darts. E quindi quest'uomo avrebbe dolore causato da due frecce. So too, this common person is being contacted by a painful feeling. Quindi quest'uomo verrebbe contattato da una sensazione dolorosa. And he feels two feelings. E lui sente due sensazioni dolorose. A bodily and a mental. Una fisica ed una mentale. Okay. So there is this unpleasant sensation. Quindi c'è una sensazione spiacevole. Maybe the heat, maybe the sweating because there are no windows. Come ad esempio il sudore o il calore perché non ci sono finestre. But then this aversion and all this stuff that is developing from that. E poi l'avversione che a partire da questo si sviluppa. That's the painful mental feeling. Quello è il dolore mentale. And so too we might at times be able to find out that a certain physical unpleasant sensation. Quindi noi potremmo trovare che una sensazione fisica sgradevole is just an unpleasant sensation. È solo una sensazione sgradevole. And we might especially become aware of that when we had this unpleasant sensation
or some unpleasant sensation before, but muddled up with resistance, with trying to get rid of it, with aversion. E possiamo trovare che questa sensazione sgradevole però va crescendo e persiste perché è mescolata a un'avversione, a pensieri. Yeah. And then maybe if you're really mindful and concentrated at some point, we might experience, there might be an unpleasant sensation, maybe the same kind of sensation we have been struggling for days. E poi possiamo scoprire che dopo aver lottato per giorni con questa sensazione sgradevole, ma con presenza mentale, it's still there, but e consapevolezza, it's just this. Questo disturbo, questa sensazione sgradevole è ancora lì, ma è solo questo. And there is no mental reaction. E non c'è più una reazione mentale. And the interesting thing is that then our attention is also usually not narrowed by this aversion. Our attention? The attention is not narrowed. Ah, quindi la nostra attenzione non è più ristretta a questo disturbo. So it's not anymore narrowed. So like one meditator once said after kind of fighting with his painful knee. Un meditante, per esempio, mi ha detto dopo aver lottato a lungo con il dolore di un ginocchio. At some point he said, my knee pain became part of the landscape. Il dolore del mio ginocchio è diventato parte del paesaggio. In that moment he was struck only by one dart. Quindi in quel momento lui ha ricevuto solo una freccia. So the Buddha would say the instructed practitioner is contacted by a painful feeling. Quindi il Buddha direbbe che il praticante è colpito da una freccia? No, is contacted by a painful feeling. Ah, da una sensazione dolorosa. But there is no sorrow, grief and lamentation. Ma non c'è lamento, non c'è dispiacere e né dolore. No. Tristezza. Lamentation. There's no tristezza. And he feels there's still dolore. C'è ancora dolore. But there is no sorrow and lamentation. Ma non c'è allora c'è dolore, ma non c'è lamento e dispiacere. Ah, yeah. And he feels only one feeling. E ha solo una sensazione. A bodily one. Una sensazione fisica. Not a mental one. Non mentale. Okay. Suppose a person was getting stroken by a dart. Immaginiamo che una persona viene colpita da una freccia. But he would not get the second dart immediately afterwards. Ma non riceve subito dopo una seconda freccia. So feeling only one dart. E quindi sente solo una freccia. And we sometimes underestimate what a big difference it makes when there is not the added additional mental suffering. Quindi noi a volte sottovalutiamo che cosa significa la sofferenza che noi, quanto incida la sofferenza che noi aggiungiamo mentalmente. Okay. However, we cannot consciously by will say, it's okay. Certo, non possiamo così con volontà dire va tutto bene. When there is aversion, then there is aversion. Quando c'è un'avversione, c'è un'avversione. So, but it's important to know it. Ma è importante riconoscerla. And just then we can see, oh, that's not one dart, that's two. E quindi riconoscere che non è solo una freccia, ce ne sono due. And then we might know
aversion, but we can differentiate it from the unpleasant sensation. E quindi a quel punto noi possiamo riconoscere l'avversione e differenziarla dalla sensazione spiacevole. Because actually aversion doesn't even allow us to really feel it. Perché quando c'è avversione, questa non ci permette davvero di sentire la sensazione spiacevole. What this text also says, and I didn't read it, it's too long. Lui non l'ha letto, lo dice anche il testo perché è lungo. Is that what the common person then does? Che è quello che poi fa l'uomo comune. When struck by two darts. Quando viene colpito da due frecce. It goes to the amusement park. Ah, va al parco dei divertimenti. To pleasant thoughts. Per riprendersi. As verso the i piaceri. Only escape the come, person knows. Come unica via di fuga che conosce. However, that's not the only escape. Ma non è l'unica possibilità di uscita. But mindfulness and understanding can be another. Quindi la comprensione e la consapevolezza può essere un'altra via. Mm-hmm. Ok, then that was the main two difficulties one has to deal with, desires and aversion. Quindi queste sono proprio sono i due principali ostacoli nella pratica, il desiderio e l'avversione. And the others you have probably already dealt with, and this is the inertia and drowsiness. Le altre che probabilmente conoscete sono l'inerzia, l'intorpidimento, il torpore. Just need to patiently sit through. E in alcuni casi dobbiamo solo rimanere seduti con pazienza. And also restlessness. E anche l'inquietudine, l'irrequietezza. One thing that can help restlessness is to reduce the number of objects. Un modo per affrontare l'irrequietezza è quella di ridurre gli oggetti. Also to resist moving too much. E anche resistere al muoversi di continuo. But kind of relaxing into the unpleasantness of the restless energy. E quindi si può cercare di rilassarsi nell'energia dell'irrequietezza. Into the unpleasant energy. All'energia spiacevole. And because mostly it's there is some unpleasantness going along with it. Perché per lo più c'è l'esperienza della sgradevolezza. And not fighting it because it makes it more restless. E quindi dobbiamo evitare di combatterla perché altrimenti l'irrequietezza aumenta. Okay, and then the fifth one is the so-called skeptical doubt, which usually comes when we have experienced the other ones. E l'ultima, la quinta, è il dubbio, lo scetticismo. I can't do it. Can I do it? Is it the right thing? Non sono in grado di farlo, lo faccio, è la cosa giusta da fare. And so on. The interesting is that if we still continue to practice, if we still continue to practice, even when there are phases of doubt. Se io continuo a praticare anche se affronto dei dubbi. It's and that's important that we allow ourselves, even when there is doubt, to kind of probe and try and see. E quindi è importante permetterci quando abbiamo dei dubbi di provare. And the interesting thing is that moment when those difficulties and at some point when we stay alert and we do our job, they will pass.
E la cosa interessante è che quando noi rimaniamo aderenti al nostro lavoro, questi dubbi poi svaniscono. And usually then when not the doubt but all the five will pass away, and then when there is some Tutti gli more ostacoli possono quindi svanire. when we experience more wholesome states of being collected or being in contact with whatever happens. E quindi quando noi siamo più connessi, più nell'esperienza integrale, Or even the joy of connectedness. o anche quando esperiamo la gioia della Then connessione, what usually arises quello che is affiora confidence. è la fiducia. E And that's the opposite of the doubt. quindi l'opposto del dubbio che avevamo esperito. So it's also quite important to give a try and also experience the benefits of the practice. Quindi è importante darci questa possibilità, provarci per poi ricevere i benefici della pratica. Because this can lead to some confidence and or it's called a strengthened faith. Perché questo può portare quindi alla fiducia e anche rinforzare una fede. But that doesn't mean that doubt will not arise Questo again. non vuol dire che non ci saranno più dubbi. And sometimes doubt is a kind of indecision. A volte il dubbio è una specie di indecisione. So that's another area to get interested in and to be aware of. E quindi anche questa è un'altra area di cui interessarsi e di cui diventare consapevole. Because usually when we get completely caught in it, we are not mindful anymore. Perché se noi veniamo catturati completamente da questi ostacoli, non siamo più consapevoli. Okay. So this was some of the difficulties that can arise Ecco, queste sono alcune delle difficoltà che possono sorgere in and meditazione, or challenges o le rather. sfide, possiamo chiamarle così. So let us sit for a minute. Sediamo per un minuto.